Un applauso. Eccoli qua. Ci tenevo, il Caterra d'Uno è musica, spettacoli, concerti, ma anche un po' di dibattito sulle questioni del futuro. Abbiamo l'onorevole Chiara Braga, il ministro Enrico Giovannini, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci con il suo sagomato, e vogliamo portare all'attenzione di loro, molto attenti all'ambiente, il contributo di Caterpillar per utilizzare l'Adriatico come via d'acqua in maniera innovativa. È un contributo, sono due storie che arrivano un po' da questo territorio. La prima, ministro, visto che lei si occupa di mobilità sostenibili, è una bicicletta, lo faccio dire all'azienda, alla titolare dell'azienda che l'ha prodotta, la TGR, lei è la signora Patrizia Toselli, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, che cos'è? Che cosa abbiamo qui davanti a noi? Allora, prego. Noi abbiamo fatto questi tipi di biciclette d'acqua, sono due tipi. Una l'abbiamo messa in spiaggia, che l'abbiamo fatta provare a tante persone oggi. L'altra invece è questa versione, perché l'idea era proprio nata per un metodo di salvataggio. È una bicicletta elettrica che va sull'acqua. Grazie, perfetto. No. Io, in letteratura si parlava di un signore che camminava sulle acque, ma no, bicicletta arrivati, elettrica non è. Esatto. Tutti l'avete già testata in un lungo viaggio da Marina di Ravenna fino a Numana. Esatto, sono state 4 giornate molto impegnative, volevamo fare un percorso più lungo, sinceramente, ma il mare insegna che continua a comandare lui, quindi abbiamo trovato onde molto impegnative. Diciamo che tutto questo ci è piaciuto perché la bicicletta ha retto benissimo, cioè quindi proprio ci ha dato ulteriori dimostrazioni che anche davanti a un mare molto impegnativo la stabilità è veramente molto buona. Quindi cioè, l'ipotesi in un futuro immediato è: uno abita a Pesaro ma per abitudine sua vuole andare a fare la spesa a Fano invece di andare in macchina, va con la bici d'acqua, costeggia. Se abbiamo già la ciclabile fino a Fano. Però c'è molto traffico sulla ciclabile perché molta gente va a bici. Ad esempio, dove in mezzo abbiamo il Parco San Bartolo, certo. Per arrivare a Gabicci, quello sarebbe il mezzo ministro, più adatto. Non tutti lo sanno, ma tra le competenze del ministro c'è anche la Guardia Costiera. Okay. Allora, mi sta facendo venire in mente che forse potremmo stabilire così un test. Vedo appunto il comandante qui che è molto preoccupato a questo punto di provare della Guardia Costiera. Assolutamente, e di provare magari in qualche porto a dare questa idea. Noi abbiamo dato chiara indicazione al corpo di elettrificare le macchine, insomma. Questa ancora non l'avevamo pensata, potrebbe essere un'idea. Allora, guardi ministro, noi il mese scorso abbiamo fatto questo percorso da Marina di Ravenna fino a Numana, devo dire con il sostegno, e ci ha seguito in una maniera fantastica sempre la Capitaneria di Porto, ci ha dato supporto, quindi erano preoccupati io credo. Devo dire, hanno fatto il tifo, dai, tutto si è comportato molto bene, quindi siamo stati veramente soddisfatti. Firmare il contratto, esatto. Vanno riconosciute le competenze per la mediazione a Radio 2, però. Dopo la ciclabile, dopo la bicipolitana, faremo la bicipolitana d'acqua. Grazie mille, se vuole invitare anche il suo sodale, certo, a salirci per una dimostrazione, esatto, pubblica, perfetto. Se vuole fare un salutino al cartonato del sindaco, porta benissimo. Abbiamo tutti il rito propiziato. Però. Beh, non può baciare il sindaco, ma può baciare il suo cartonato se vuole. Perfetto. Anche abbiamo cercato di incontrarlo, il sindaco, nella nostra tappa. Stava inaugurando. Poi abbiamo dovuto saltare. Esatto. Eccolo qua, è salito. Sicuramente. Un bel applauso, c'è il sellino, lo diciamo per chi avesse quel timore lì, il sellino c'è ministro, quindi non si preoccupi, guardi che uomo sta pedalando, lo potete vedere anche in Bigiarregno. Manca solo il mare, come una ciclette di mia suocera, però va bene. Però anche per l'onorevole Braga, per il lago di Como, territorio da cui lei viene, potrebbe essere una cosa interessante. Ci sono due posti, c'è un altro volontario che vuole salire? No, io no, grazie. No. Bisogna farlo due posti, signora. L'abbiamo già fatto. Mi perfetto. Permetto solo di suggerire che con il materassino che c'è dietro, che quindi questa è la versione da salvataggio ovviamente, davanti c'è un materassino per il cane, perché oggi stanno lavorando molto bene i cani da salvataggio, cane. E amo moltissimo il fatto di vederne lì uno. E che è il cane di Ciro, no, lo dico perché non vede, dice ma che cane c'è sul cane, il quadrupede di Ciro, assolutamente. L'altro
vantaggio ovviamente che permette un costo molto più basso di una moto d'acqua e si fa salvataggio senza la patente. Aggiungiamo che si può fare pesca a strascico, mentre poi è illegale, si può fare però tutto.